Dunque, ragazzi, non sono riuscito, caso interruzione con l'altro sistema, con la videolezione, vabbè, provo a mandarvi questa registrazione, per le vacanze di Pasqua, la dinastia degli Antonini. Avevamo visto con l'ultima lezione Adriano e Traiano, che erano stati due imperatori illuminati. Sotto Adriano, in particolare, c'era stato un momento molto importante per l'impero romano, perché aveva raggiunto il massimo della sua espansione. Allora, questa espansione si fermerà, vediamo, durante la dinastia degli Antonini. Si ferma e si consolida. Parliamo soprattutto di Antonino il Pio, che è il successore di Adriano, e che prosegue nella politica di questo illuminato imperatore, e rimarrà al governo fino al 161 dopo Cristo, dal 138 al 161 dopo Cristo. Gli succede nel 161 l'imperatore Marco Aurelio, che è uno degli imperatori più importanti delle dinastie degli Antonini, è uno degli imperatori più importanti della storia di Roma, un imperatore, l'ultimo, diciamo, che viene definito dagli storici degli imperatori illuminati. È un personaggio che viene adottato, perché arriviamo da quasi un secolo di adozioni, quindi è stato scelto, non è una forma, diciamo così, di monarchia dinastica. Marco Aurelio è nobile, discende da una famiglia nobile di antichissime origini romana, e da imperatore. Ricordiamo che ha un imperatore che ha il massimo rispetto per il Senato, e che ha avviato importanti riforme e opere pubbliche, ed è un imperatore che non assurge al culto della personalità come hanno fatto altri suoi predecessori. Non gli interessano tutti quei riti che donano anche una forma divina, diciamo, all'imperatore. Lui si trova però, nonostante le sue buone capacità e le sue riforme anche in favore delle fasce più deboli, anche per quanto riguarda nel campo, e poi per quanto riguarda anche nel campo dell'agricoltura, si troverà comunque a governare l'impero romano in un momento molto difficile. Si trova appunto la rivolta dei parti che invadono la Siria, colonia romana, e invia il fratello Lucio Vero, che lui stesso aveva chiamato a governare al suo fianco in qualità di imperatore. Lucio Vero, anche lui, era arrivato come figlio adottivo, e Marco Aurelio avrebbe potuto anche scalzarlo, perché era più vecchio, perché aveva avuto maggiori nomine consolari. Tuttavia lo chiama al suo fianco come se fosse un pari grado. In realtà lui ha il pontificato, che è l'unica carica che ha più rispetto al fratello, e comunque lo invierà per sedare la rivolta dei parti in Siria con successo. Una lunga guerra sanguinosa, ma alla fine Lucio Vero riesce a spuntarla. Poi morirà, insomma, pochi anni dopo, ma quindi resta al governo da solo dell'impero romano Marco Aurelio, che non aveva, a differenza di tanti suoi predecessori, una formazione di derivazione di tipo militare. Lui era uno studioso più che altro, un uomo dell'ottima cultura, tanto è vero che lo ricordiamo anche per la sua passione per la sua
filosofia, dove lui scrive anche un testo dove ci racconta appunto del governo, del potere e anche delle ambizioni di chi governa. Il suo è una filosofia stoicista perché diciamo è un tipo di filosofia che è destinata a prendere, ad accettare quello che ci riserva il destino. Quindi anche un uomo di una raffinata cultura e sempre avuto degli ottimi rapporti interpersonali con tutti il Senato e i suoi sottoposti. Verrà comunque anche lui chiamato alla guerra durante la terribile invasione dei Marcomanni nella seconda metà del secondo secolo, provenienti dall'area danubiana che superano il limes e minacciano l'impero romano. Sono i Marcomanni e i Quadi, popolazioni barbariche provenienti per lo più dall'area est dell'Europa. Sono anni di dure guerre e alla fine Marco Aurelio riesce a controllare questa e a respingere questa invasione barbarica. Però ecco che con questi imperatori ci troviamo in una fase dell'impero romano in cui cessano le espansioni, ma gli imperatori si rivolgono alla conservazione dell'immenso patrimonio dell'impero, rinunciando anche abbiamo visto in precedenza, anche alla gestione di immensi territori come la Mesopotamia, inghiottiti dai parti. Poi, per venire a raccontare qualcosa vicino ai giorni nostri, l'impero, il periodo imperiale di Marco Aurelio è ricordato per essere stato funestato da una terribile pandemia per durata una ventina d'anni che aveva provocato milioni di morti e ridotto in ginocchio l'intera economia dell'impero romano, l'artigianato e l'industria. I morti furono contati a milioni. Secondo alcuni storici si trattò di peste nera, secondo altri si trattò di vaiolo. Il vostro libro riporta il vaiolo e di questa terribile pestilenza, proveniente probabilmente dall'esercito romano di ritorno dalla guerra contro i parti in Siria, di questa pestilenza nel 169 d.C. morì lo stesso Marco Aurelio, che non era ancora sessantenne. Consapevole di aver preso questo temibile morbo, Marco Aurelio cessò, mentre si trovava nella zona di Vienna, cessò di di alimentarsi e per accelerare appunto le sue sofferenze. Parlò con i suoi amici e li ricevette i suoi amici, i suoi comandanti e per ultimo il figlio Commodo. Il Commodo, poi quando alla fine fu l'ultimo ad incontrare il padre Marco Aurelio, Commodo succedette al padre nel 169 d.C. Su questa figura di Commodo, magari possiamo soffermarci un filino di più di quanto non dica il vostro libro, perché comunque c'è stato un presagio alla nascita. La mamma aveva sognato dei serpenti e si dice che fosse nato nello stesso giorno in cui era nato Caligola, un imperatore folle. Però lui non aveva mai manifestato nessun segnale di squilibrio durante la sua giovinezza, anzi fu anche console addirittura a 15 anni, se non ricordo male, e divenne imperatore all'età di 19 anni. Con Commodo si rompe la tradizione secolare dell'imperatore per adozione, cioè gli imperatori, quando arrivavano avanti con gli anni o si sentivano malati, sceglievano un successore valutandolo fra una figura che ne avesse merito, ma soprattutto che ne avesse capacità. Ed ecco che invece ritorna dopo circa un secolo la questione dinastica.
Questo Commodo quindi arriva al potere a 19 anni e secondo alcuni storici era un valente militare, riportò anche dei parziali successi nelle guerre contro le invasioni barbariche che perdurarono. Edificò monumenti per celebrare il padre Marco Aurelio, che ricordiamo aveva eretto anche quella muraglia, barriera protettiva che attraversava l'intera Britannia da est a ovest contro le invasioni degli scozzesi. È ancora visibile questa muraglia di Marco Aurelio. Commodo aveva, insomma, ci viene un po' dipinto come un imperatore dissoluto, questo ci viene un po'. Teneva in poco conto il Senato, anzi si sentiva minacciato dallo stesso Senato e forse non ne aveva torto, tanto è vero che furono molteplici le congiure destinate a eliminarlo, ma alle quali lui riusciva sempre miracolosamente a sfuggire. In una congiura vi prese parte anche la sorella che poi lui fece mettere, o meglio, una delle sorelle che poi lui fece mettere a morte. Era un imperatore bizzarro, amante dei giochi, degli svaghi e dissoluto anche. Lui pensava di essere una reincarnazione di Ercole, così faceva chiamare Ercole, e come in quel film, ormai quasi 20 anni fa, Il Gladiatore, mi sembra che fosse proprio Commodo. Commodo partecipava ai giochi gladiatori, però a differenza del film, ci partecipava in modo truccato, cioè lui pagava con enormi spese in favore di questi giochi o di feste popolari, poi lui scendeva nell'arena e uccideva leoni, elefanti, ippopotami e altri grossi animali provenienti dall'Africa, fermo restando però che questi animali venivano un po', insomma, messi in condizione di non nuocere prima di farli uscire nell'arena. E poi lui, ci raccontano gli storici, partecipava a questi giochi gladiatori anche combattendo contro altri gladiatori, che però, guarda, i gladiatori avevano le armi con le punte spuntate o gli scudi manomessi, in modo che lui non potesse subire nessun danno, e anzi gli era anche proibito ai gladiatori di attaccarlo, salvo che poi lui, per farsi vedere anche generoso con il pubblico, risparmiava questi gladiatori che comunque erano destinati alla sconfitta. Secondo alcuni storici, poi li faceva anche eliminare dopo, successivamente, perché non voleva che raccontasse in giro come lui truccava i suoi giochi, ai giochi comunque a cui partecipava, insomma. Poi aveva appunto un comportamento estremamente dissoluto, e alla fine, insomma, riesce a inimicarsi completamente il Senato e anche parte dell'esercito, che all'inizio si era tenuto buono, aumentando sensibilmente le paghe dei militari. Quindi viene portato durante una festa, ordita l'ennesimo congiura per far sì che questo imperatore fosse eliminato, e questa volta vi prende parte anche la moglie Marcia e viene avvelenato durante questa festa. Però lui astutamente forse intuisce di essere lo Stato e, aiutato da qualche servitore, riesce a rigettare il pasto e a salvarsi. Allora i senatori, visto che si era salvato, prendono in disparte, penso fosse un suo maestro di lotta, un suo maestro d'arme personale, e offrendogli una notevole ricompensa,
questo lottatore, insomma, strangola Commodo nei bagni, e così l'imperatore viene eliminato e viene anche condannato dal Senato ad essere dimenticato, cioè vengono eliminati tutti i suoi scritti, i monumenti che lo rappresentano, e quindi, insomma, salvo poi essere un paio d'anni più tardi, comunque recuperato e reintegrato nella storia romana. Ecco che questo imperatore Antonini, a partire da Marco Aurelio e poi Commodo, insomma anche Antonino il Pio, segnano un giro di boa nella storia dell'impero romano, perché dal momento della loro comparsa, le cose cominciano ad andare molto male. Questa pestilenza durata per 20 anni, che aveva mietuto milioni di vittime, ridusse davvero in ginocchio, peggio di qualunque altra guerra, l'impero romano, e i danni dal punto di vista economico furono tremendi. L'impero romano, come ricorda il vostro libro, era organizzato, insomma, in modo anche che si potesse uscire il più possibile dai suoi confini. Diciamo, la romanizzazione veniva portata avanti anche e soprattutto dall'esercito, che poi, una volta compiuto questo lungo servizio di leva, i militari magari si fermavano nelle zone conquistate e portavano avanti il contributo alla romanizzazione di questi territori. Era sempre naturalmente un contributo importante, e in questi anni fu anche stabilito di concedere la cittadinanza a tutti gli abitanti, o comunque ad allargare la cittadinanza a gran parte degli abitanti delle province dell'impero romano. Quasi tutto. Questo era una cosa importante, avere la cittadinanza. Per esempio, il vostro libro cita l'esempio di Gesù Cristo, che non ebbe o ebbe comunque un processo sommario, mentre invece San Paolo, avendo la cittadinanza romana, a differenza di Gesù Cristo, ebbe un regolare processo. Comunque, durante questo secolo vi fu un aumento demografico sensibile, perché Roma arrivò addirittura a 1 milione di abitanti, una metropoli dell'antichità. L'Alessandria d'Egitto, mezzo milione, poi insomma c'erano città come Antiochia, Cartagine, città enormi, in considerazione dell'epoca così lontana da noi, in cui si viveva nell'impero romano. Era un impero che era dotato di scuole, una buona rete stradale, e biblioteche, palestre, bagni pubblici, teatri, insomma, no? Che poi, cioè, che provvedevano a diffondere questa cultura latina, che era la lingua ufficiale, quella poi del latino romana, e anche questa cultura greca su cui i romani avevano posto le loro basi, cioè molto avevano preso dalla cultura greca, non solo l'aspetto religioso degli dei, ma anche quello dei filosofi, dei letterati, dei matematici dell'antica Grecia. Il vostro libro cita per intellettuali di aree periferiche dell'impero romano di quest'epoca, come Seneca, Lucano, Apuleio, Luciano, Elio Aristide. E sono tutti personaggi, insomma, che vissero durante questo periodo e che furono valorizzati, che comunque in qualche modo contribuirono al consolidamento dell'impero romano. Questo è l'ultimo secolo, diciamo così, positivo per questo impero, perché poi entrerà in una crisi, quella a partire dal terzo secolo, dalla quale non si riprenderà mai più. Il calo demografico provocato anche dalla pestilenza non sarà certo d'aiuto al proseguire
di questa crisi. Comunque, poi questo della caduta, comunque della lunga crisi che porterà alla caduta dell'impero romano, sarà oggetto delle prossime elezioni, di più di una lezione, insomma, perché si tratta di un capitolo di storia estremamente interessante e che è stato analizzato dagli storici dell'epoca o immediatamente successivi a questi fatti, e poi analizzato da tantissimi storici fino ad arrivare ai giorni nostri. Chiaramente, per questo impero che abbia una durata così lunga nell'arco della storia e per così geograficamente vasto e importante, le cause di tale declino non possono essere riconducibili ad una singola causa, ma sono più concause, cioè tantissimi fattori portarono a una malattia, se possiamo usare questo termine, che sarà poi letale, micidiale e letale per l'impero romano. Adesso, nel capitolo che segue agli imperatori Antonini, il vostro libro menziona in particolare la problematica del latifondo, no? Laddove nel secondo secolo c'era ancora la figura dei coloni o comunque degli schiavi liberti che potevano gestire le grandi imprese agricole e ricevere la metà del fatturato di quelli che erano i guadagni. E questo era anche una forma di tutela per tanti agricoltori che non avevano terreni e che però erano importanti per il sostentamento delle popolazioni dell'intero impero romano. Questa forma così dei coloni che potevano appunto avere una metà delle rendite, fu poi successivamente interrotta a causa della rapacità dei grandi latifondisti e dell'avidità dello Stato, della forma dello Stato dell'impero romano, sempre alla ricerca di nuovi fondi. Il problema dei latifondi, dei grandi latifondi, le enormi estensioni di terreno poi lasciate incolti delle proprietà, è un problema che aveva incominciato ad affliggere i romani fin dall'epoca dei fratelli Gracchi, che tentarono, lo ricorderete, tentarono entrambi delle riforme agricole protese a limitare il numero degli ettari delle terre destinate ai grandi latifondi, ma entrambi furono, guarda caso, finirono malamente, finirono per essere eliminati, insomma. E queste riforme, che magari anche in parte o con grande sofferenza riuscirono in un primo momento a decollare, ritornarono immediatamente indietro e non ebbero mai un vero e proprio sviluppo, rimanendo poi così un po' a mezz'aria in questo secondo secolo, un po' così come un problema irrisolto, ma per poi ritornare a partire dal terzo secolo con maggior virulenza e accompagnate anche da altre gravi problematiche, che una, vabbè, l'abbiamo già citata anche nella lezione di oggi, la ricordiamo, sono quelle delle invasioni barbariche, no? Quindi le invasioni barbariche richiedevano uno sforzo enorme da parte dell'esercito romano per contenere queste popolazioni che arrivavano dall'est soprattutto e che cercavano territori più caldi o comunque città più ricche da saccheggiare. E quindi i grandi latifondi, le invasioni barbariche, la perdurante crisi economica, che poi si congestionerà anche in periodi di grave inflazione. Ecco che cominciamo a vedere alcune delle cause che porteranno alla caduta di questa formidabile struttura burocratica e militare che era stato l'impero romano, che per secoli e secoli aveva dominato su l'intero bacino del Mediterraneo, spingendosi anche
e oltrepassando anche i confini stessi dell'Asia. E va bene.